ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la regina del pane mondiale, ossia la ciabatta. Venne inventata nel 1982 da Arnaldo Cavallari ad Adria, in provincia di Rovigo. Nel 1976 prese in mano l'attività di famiglia e decise di girare tutta l'Europa per trovare una miscela di farine per il suo nuovo pane. Nel 1984 decise di creare i rally del pane, che erano delle gare per vedere quanto erano bravi i panettieri a livello mondiale. Oggi è conosciuta in 56 stati ed è apprezzata in tutto il mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questo pane delizioso ci serviranno 500 g di farina manitoba, 400 ml di acqua a temperatura ambiente, 10 g di sale, 1 grammo di lievito secco e un cucchiaino di zucchero. Abbiamo preso una ciotola più capiente, ci abbiamo messo la farina e ora andiamo a metterci i restanti ingredienti, cioè zucchero, lievito e sale, distanziati tra loro. Poi mescoliamo tutto per bene aiutandoci con un frustino. Iniziamo ad aggiungere l'acqua e mescoliamo il tutto con la parte contraria di un cucchiaio di legno. Il nostro impasto deve essere bello grezzo. Dopo neanche 20 secondi di lavorazione il nostro impasto si presenta in questo modo. Ora lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e poi con un canovaccio e lasciamo il tutto a lievitare a una temperatura di 18-20 gradi fino a domani. Dopo 23 ore di lievitazione possiamo togliere via il canovaccio e anche la pellicola alimentare trasparente alla nostra ciotola con l'impasto e lo trasferiamo in una ciotola bassa e larga unta d'olio. Ci aiutiamo con un tarocco. Ora, così com'è, copriamo il nostro impasto con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per 45 minuti. Dopo 45 minuti di lievitazione abbiamo tolto la pellicola alimentare trasparente, ci siamo bagnati le mani e ora con decisione prendiamo il nostro impasto e lo ripieghiamo su se stesso. Giriamo la ciotola e facciamo la stessa cosa. Facciamo questo procedimento 3-4 volte. Ecco l'ultima. Poi lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare a forno spento solamente con la luce accesa per altri 45 minuti. Passati per la seconda volta e 45 minuti facciamo lo stesso procedimento di prima, cioè ci bagniamo le mani e facciamo le 4 pieghe. Poi lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare altri 45 minuti, sempre nel forno spento solamente con la luce accesa. Passati per la terza volta i 45 minuti di lievitazione, trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro spolverizzato di farina. Aspettiamo che la gravità faccia il suo lavoro e che faccia cadere da sola il nostro impasto sopra il piano di lavoro. Ora lo cospargiamo anche sopra con della farina. Ora, piano piano, aiutandoci con un tarocco, creiamo un rettangolo. Ora prendiamo un canovaccio e lo cospargiamo con abbondante farina. Ora con un tarocco dividiamo il nostro impasto in due parti. Ora prendiamo una parte alla volta del nostro impasto, la scuotiamo leggermente per togliere la farina e la appoggiamo nella parte del canovaccio con la farina. Lo stendiamo un pochino aiutandoci con le mani. Poi facciamo delle pieghe laterali aiutandoci con le mani e una centrale per separare i nostri due impasti. Ok. Poi copriamo il tutto con un altro canovaccio pulito e lasciamo il tutto a lievitare per altri 45 minuti qui sul piano di lavoro. 15 minuti prima che scadano i 45 minuti di lievitazione prendiamo una teglia, la riempiamo per 3 quarti di acqua e la mettiamo nel forno normale 230 gradi nella parte della base. Passati per la quarta volta i 45 minuti abbiamo preso una teglia con carta da forno e ora con molta delicatezza ci trasferiamo sopra i nostri due pani. Mi raccomando, dobbiamo fare piano perché sono molto morbidi e
hanno l'80% di idratazione. Li giriamo al contrario. In questo modo. Ora possiamo cuocere i nostri pani a forno normale a 230 gradi per 25 minuti. Passato un quarto d'ora togliamo l'acqua e continuiamo la cottura. Passati 25 minuti mettiamo i nostri pani su una griglia a raffreddare e noi ci vediamo dopo. Ma guardate com'è venuta bene la nostra ciabatta, ragazzi! La mia mamma mi sta preparando una fetta di pane con il nostro burro fatto in casa. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardarci il link che apparirà ora in alto a destra. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una ciabatta! Beh, che dire, è perfetta, fuori croccantissima, dentro è alveolata, digeribile, morbida come una nuvola. Poi il nostro burro, ragazzi, proprio è spettacolare, insomma tutto insieme è pazzesco, una cosa assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!